Mai avuto tanto freddo. Dovresti stare in un posto più caldo. Anche voi, mio signore. Per ora, godiamoci il fuoco. E ascoltate la storia di questa montagna. Tempo fa, il fuoco cadde dal cielo e atterrò in cima al monte Jogaku. Un guerriero solitario affrontò la pericolosa scalata e trovò un masso imponente coperto dalle fiamme. Toccò le fiamme con la sua spada. Le fiamme inghiottirono l'arma, ma lasciarono lui incolume. Egli creò un nuovo stile di combattimento che chiamò la Via della Fiamma. Il guerriero portò con sé dei pezzi del masso fino in Cina. Lì cercò risposte sulla sua origine da monaci e studiosi eruditi. Dopo mesi di viaggi e di ricerche, il fuoco cadde di nuovo dal cielo. Egli condusse sul luogo la gente e mostrò loro che non c'era nulla da temere, perché egli credeva che la Via della Fiamma fosse un dono dal cielo. Egli poi svelò i segreti della via a chiunque volesse impararli. Di generazione in generazione, la Via della Fiamma è tornata a Tsushima. I mongoli la brandiscono contro la nostra gente. Ma si dice che il fuoco sia ancora vivo in cima al monte Jogaku, in attesa di qualcuno che sopravviva alla scalata. Quindi vuoi sapere se la storia è vera? Salirai sulla montagna? Io no, signore. Qualche tempo fa narrai questa storia a un Ronin che iniziò l'ascesa. Però temo che soccomberà al freddo. Scoprirò il segreto della montagna. Molto freddo. Provo a riscaldarmi. Mi sto congelando. Freddo. Devo riscaldarmi. Mi serve un fuoco. Gente.
Venite vicino al fuoco, signore. Ti ringrazio. Stai bene? Il mio orgoglio soffre più del corpo. È una montagna spietata. Cosa speravi di trovare in cima? Risposte, potere, di tutto. Ora una spada ardente potrebbe tornarmi utile. Hai ragione. Voi riuscirete a domare la montagna. Buona fortuna, signore. Fa molto freddo. Mi devo scaldare. Mi serve un fuoco. Un altro bivacco. Accenditi su. Mai avuto tanto freddo. L'ha scritto qualcun altro. Quanti hanno cercato di salire in cima? Fa molto freddo. Devo riscaldarmi. Quel bivacco è la mia unica salvezza. Accenditi su. Così va bene. Che freddo. Mi devo scaldare. Mi serve un fuoco. Qui hanno costruito un dojo. Benvenuto, mi chiamo Bettomaru. Jin Sakai, non mi aspettavo di trovare gente quassù. Mi chiedevo se qualcuno ce l'avrebbe fatta. Cerchi la via della fiamma. Gli invasori armati di spade ardenti minacciano Tsushima. Hanno riportato il dono offerto loro dal mio antenato. Insegnatemela, Bettomaru. Un samurai mostrerà ai mongoli il vero potere della vostra via. Prendi un frammento da quella roccia e ci affronteremo a duello. Solo così apprenderai la via della fiamma. Duelliamo con Bettomaru e impariamo la sua tecnica. Ah!
via della fiamma è implacabile. Adesso colpisci il tuo sasso con la spada. Di nuovo, fatti guidare dalla via del fiamme. Il nostro combattimento è finito. Bene, la via della fiamma va usata solo contro gli avversari. La farò assaggiare ai nemici di Tsushima. Hai appreso la via della fiamma. Non dimenticare mai che è un dono del cielo, Lord Sakai. Ce l'avete fatta! È stata un'impresa insidiosa, ma ho appreso la via della fiamma. Le fiamme sono potenti e imprevedibili. Fate attenzione a non scottarvi! La via della fiamma distruggerà soltanto i mongoli.